cosa importante sono i tamponi e grazie anche a Fabio che mi pensa sempre e anche a qualche altro persona attenta che mi fa arrivare certi componenti, abbiamo visto due o tre tamponi, due soprattutto che sono interessanti, ne avevamo già parlato non sono come i cotton fioc, tanto per avere un'idea, ma c'è un'anima centrale di plastica da cui partono tante fili, ma rigidi sono questi fili, questi è una specie di scovolino, non so se ci capiamo. Allora c'è un tipo che ha uno stelo morbidino, per cui tutto sommato segue le vie nasali, arriva fino alla gola e così via, e però essendo le fibre un po' rigide estrae della mucosa. Allora, siccome questo virus sta nelle goccioline del vapore, uno si chiede prima di tutto perché devi in qualche maniera tirare via tanto materiale, tanto che alcuni poi sanguinano dal naso dopo questa pratica. Quindi la mia ipotesi, ma questa è un'ipotesi che è indipendente dal materiale, è che vogliono fare del DNA, avere una mappa genetica, avere abbastanza materiale biologico per fare mappe genetiche, ma questa è una mia considerazione. Ce n'è un altro invece, sempre fatto a scovolino, che ha delle fibre addirittura di silicio zirconio. È una cosa che dal punto di vista dei materiali, io sono un'esperta di materiali, è una cosa un po' di elite. Probabilmente vogliono avere delle fibre molto rigide, ma rigidità vuol dire anche fragilità. Quindi se quando si fa la pratica tirar via delle cellule, queste fibre, va bene, possono grattare tanto da arrivare anche a uno strato un pochino più interno, per cui stimolano il nervo vago, stimolano il nervo olfattivo. Se tu ne fai tanti, poi il tuo sistema olfattivo va in panne, sistema olfattivo ma anche di gusto. Quindi c'è un problema, aspetta che finisco, c'è un problema che è piuttosto importante per il dopo. Quindi uno potrebbe anche fare causa, se uno perde l'olfatto e perde il senso del gusto dopo tutti questi tamponi, potrebbe fare causa. Ma tre giorni fa a San Antonio in Texas, una di questi operatori, che non sono degli otorinolaringoiatri, non sono dei medici molto spesso, ma operatori occasionali, facendo questa pratica probabilmente con quello più rigido, è entrato nella parte interna, vale a dire ha spaccato questa membrana, questo osso che divide dal cervello. Quindi questa persona che era entrata in ospedale per fare una operazione cardiochirurgica è dovuto andare in sala operatoria per estrarre i detriti di osso che l'operatore aveva procurato, quindi due operazioni. Ora, fare questo sui bambini, secondo me, non dovrebbe essere fatto, specialmente con il tampone più rigido. C'è qualcuno di operatore che in qualche maniera ha queste accortezze? Perché qualcuno mi dice che fanno anche i tamponi ai bambini di 7-8 anni. Quindi, signori, qui siamo veramente far west. È una cosa che è inaudita.